In diretta c'è Francesca Ghidini perché c'è un villaggio particolare che è quello dedicato proprio al San Valentino, al quartiere Vomero. Francesca in via Scarlatti, ecco, però qual è la ricaduta di questa festa, Francesca? Sì, innanzitutto buongiorno e buon San Valentino a tutti. Vedete, siamo in via Scarlatti, il villaggio Vomero in Love. Luigi De Simone, organizzatore di questa fiera fino a stasera, partita venerdì scorso. Innanzitutto, com'è andata? È andata bene, tranne qualche giorno di pioggia, però è andata molto bene, anche perché 6 giorni dedicati all'amore, comunque la gente ha risposto bene. E parliamo di cioccolato, dolci, artigianato e poi anche animazione. Anche animazione, concluderemo con una sfilata ottocentesca, in abiti ottocenteschi, stasera alle 17:30. E poi qui sono arrivati dall'Emilia-Romagna per realizzare cuori di cioccolato personalizzati, giusto Marco? Esatto, sì, realizziamo a vostra richiesta cuori con scritte dediche appunto per l'occasione di San Valentino. E invece ci spostiamo di qualche metro passando per un cuore che ci saluta, caramelle di tutto, ancora cioccolato in arrivo dal Piemonte, Cuneo, giusto Gianluca? Da Cuneo noi abbiamo portato tutti i cuneesi che sono i nostri prodotti tipici, i nostri cioccolatini tipici della provincia di Cuneo. Parliamo, e lo dicevate anche da studio, di input per il commercio. Giorgia Forte, Confcommercio Napoli. In poche parole, San Valentino può essere un momento importante in un periodo un po' lento. Sì, assolutamente. San Valentino ha sempre rappresentato un'ottima occasione per tantissime attività commerciali e ci auguriamo che lo sia anche quest'anno perché il momento è veramente particolare, e soprattutto per il settore dell'abbigliamento e non solo. Ci vediamo più tardi, linea allo studio.